Insomma, giornata un po' particolare, risveglio traumatico e vediamo come andrà a finire, speriamo in buone tracce, soltanto questo. Paure, ansie per questi giorni di prova, ma anche tanta gioia pensando al proprio futuro. Oggi migliaia di studenti toscani iniziano la maturità. È un po' in ansia, però si tira avanti, tanto è l'ultimo sforzo, quindi sì. L'esercito dei 30.000 maturandi si confronta con autori come Quasimodo, Moravia, ma anche Piero Angela per l'analisi del testo, una sorpresa per molti. Una delle tracce di attualità invece prende spunto da un articolo di Repubblica, elogio nell'attesa dell'era di WhatsApp, mentre l'altra sulla lettera aperta all'ex ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che invitava durante il periodo pandemico a reintrodurre le prove scritte all'esame di maturità. Quella di oggi è a tutti gli effetti la prima maturità post-Covid. No, meglio la presenza da una parte, cioè comunque anche il contatto con tutti i compagni fa molto meglio rispetto alla DAD, insomma. Ci mettiamo sulla bilancia un pochino più di tensione, ma la componente a cui lei faceva riferimento, e quindi direi che essere tornati alla normalità è comunque un vantaggio e anche un successo, quindi affrontiamo questa prova. 6 ore di tempo a disposizione degli studenti, ma c'è chi riesce a terminarla entro le prime 3 ore. Allora, ho scelto l'analisi del testo in prosa, quello che trattava gli indifferenti di Alberto Moravia, conosciuta anche perché l'abbiamo trattata proprio a scuola, no? Non direttamente il testo, però un po' l'argomento in generale. E poi appunto nella produzione ho fatto dei collegamenti sempre con comunque gli autori che abbiamo trattato a scuola, un po' di conoscenze personali e via, sì. Il testo di attualità ho scelto, il secondo, che parlava praticamente di come viviamo in una società piena di attese ma sempre di rapidità, dove non riusciamo ad aspettare, vogliamo sempre tutto e subito, e per questo ci infuriamo, ci veniamo frustrati da questo. Era praticamente il mio tema, non è che avevo tante, come ho detto, non avevo tante altre opzioni, però sì, è andata bene, comunque almeno c'era un tema, sono contento, che potevo fare fattibile, insomma, cioè non è che non si riusciva a trovare un tema da fare, cioè c'era per tutti. Qual è la prova che ti preoccupa di più? Quella di indirizzo, cioè abbiamo 3 giorni per farlo, bisogna realizzare un video, e quella forse sì. Poi gli orali. Gli orali, insomma, si possono dire parolacce, tipo, no. Allora, quella mi preoccupa di più.